Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata del venerdì dedicata ai campioni mai campioni, ovvero quei giocatori che pur essendo stati campioni di scacchi in maniera praticamente assoluta, non sono purtroppo riusciti a conquistare il titolo di campione del mondo. Abbiamo visto in precedenza altri video di altri giocatori che per vari motivi non hanno avuto la possibilità oppure hanno perso il match per diventare campione del mondo. Possiamo ricordare Schlechter, possiamo ricordare Klaus Jung perché è morto troppo giovane, e possiamo ricordare David Bronstein, tutti grandissimi. Oggi parleremo di Viktor il terribile Korchnoi. Viktor Korchnoi, giocatore stellare. Un giocatore molto eclettico, dotato di una capacità, di una capacità di capire la posizione davvero incredibile, dotato anche di senso tattico, quindi era un giocatore universale. Veniva definito l'uomo dal pugno di ferro avvolto dal classico guanto di velluto perché lui da aperture posizionali poi sapeva creare capolavori. A livello personale, carattere burrascoso, un burbero, una persona che tendeva ad essere un ribelle, infatti la sua storia con la sua patria, ovvero l'Unione Sovietica, insomma, ad un certo punto si interruppe nel 1976, quando scappò esule in Olanda e per poi finire in Svizzera, dove prese la cittadinanza. Personaggio antisistema, ovunque lo si collocasse, giocatore sempre avaro di complimenti, detestava perdere, uno di quei giocatori, ma perché giocatore? Proprio una persona, no? Molto profonda, ma molto egocentrica. A me piaceva tantissimo perché sapeva anche essere sarcastico, provocatore, con chi apprezzava veramente il gioco. Paradossalmente, aveva giudizi ancora più sarcastici, più graffianti, più pungenti. Cioè, più lui rispettava un giocatore e più lo pungolava. Non stava a perdere tempo con personaggi di secondo piano. Magari spesso gli è capitato di perdere partite contro giocatori al di sotto del suo livello. Famosa la partita contro un giovanissimo 14enne brasiliano Match King, che diventerà anche lui uno dei più forti giocatori della sua epoca. La prese a male e sbolognò un po' questo giovane, definendolo fortunato. Poi vabbè, Match King arriverà fino anche al numero 3 del mondo nel 1980, però con Koshno e poi le prese secche nelle partite successive. Comunque, tanto per farvi capire il personaggio, lui recentemente, cioè, adesso purtroppo è mancato, però una decina d'anni fa, disse che Magnus Carlsen giocava i finali per
peggio di qualsiasi tassista moscovita. A volte anche lui prendeva degli abbagli. Koshnoi, secondo me, sarebbe stato poco adatto a fare il trainer. Era un animale da battaglia. Anche lui, come tutti i giocatori dell'era sovietica degli anni 50-60, giocatori di punta, era di origine ebraica, come lo erano Bronstein, Botvinnik, Tal, Stein, Bronstein, Lilienthal, Plugajewski. La storia è questa, la storia degli scacchi, insomma, va un po' a braccetto anche con la storia della comunità ebraica. C'è poco da fare, loro hanno questa facoltà incredibile di calcolo e di studio approfondito della numerologia, è proprio nella loro base culturale e religiosa la numerologia. Quindi hanno sempre eccelso in materie scientifiche, nella musica e negli scacchi. Koshnoi nasce a Leningrado negli anni 30, da ragazzino subirà l'assedio di Leningrado, rischierà di morire di fame, riuscirà poi, finita la guerra, a diventare un maestro dell'Unione Sovietica, piano piano scalerà le vette. Fine anni 50, inizio anni 60, era tra i primi top GM dell'Unione Sovietica, ma gli mancava ancora qualcosa. Non era ancora a livello di Botvinnik, non era a livello di Smyslov, e tutti lo accreditavano di diventare il numero uno in Unione Sovietica, ma sembrava che ad un certo punto arrivasse fino lì e poi cadesse sulla classica buccia di banana. Nel 62 demolì Bobby Fischer con il nero giocando la difesa Pirc. Koshnoi era un grandissimo, forse secondo me il più grande studioso di aperture del dopoguerra, perché dovete immaginare una cosa: lo studio dell'apertura di oggi fatto con Alfa Zero, con i motori, con Stockfish, è una cosa. Fare uno studio approfondito sulle aperture negli anni 60, 70, 80, 90 era un'impresa ciclopica. Perché i dati erano pochi, avevi solo l'esperienza delle partite già giocate e dovevi farti veramente un mazzo tanto nelle analisi casalinghe, ore, ore, settimane, mesi a studiare intere varianti. Lavoro che oggi si può fare in una giornata, all'epoca ci si impiegava 6 mesi, un anno. Ma Koshnoi era qualcosa di mostruoso in questo. Lui è stato il più grande specialista dell'apertura inglese di tutti i tempi, secondo me, a parer mio. Poi qualcuno può anche contraddirmi, ma sull'apertura inglese, secondo me, Victor Koshnoi è stato il più grande esperto. Col nero, favoloso giocatore della difesa francese, della variante aperta della Ruy Lopez, della difesa Grunfeld. C'è da dire che sull'inglese era talmente temuto che quasi tutti i giocatori dell'epoca la evitavano, cercavano di rientrare negli schemi più del gambetto di donna, della slava, ma non volevano entrare nell'apertura inglese contro Koshnoi e sapevano quello che facevano. Uno potrebbe dirmi: ok, Koshnoi, tutte queste qualità di giocatore, perché non è diventato campione del mondo?
Non è mai diventato campione del mondo per vari fattori. Primo fattore, secondo me, ha inciso l'età. Lui è esploso come stella del firmamento scacchistico ad un'età avanzata. Intorno ai 45 anni lui ha dato il suo meglio, 45-50 anni. Ecco, lui è sbocciato a quell'età. Alla mia età, lui a 46 anni, si è giocato il titolo di campione del mondo. Quando aveva 25-30 anni era sì tra i più forti dell'Unione Sovietica, ma non riusciva mai ad arrivare a giocarsela per il titolo. Fece una finale dei candidati al titolo mondiale contro Anatoly Karpov nel 1974, ma nel 1974 lui aveva già 43 anni. Perse di un punto e Karpov poi andrà per la sfida contro Bobby Fischer, una sfida che non vedremo mai perché Bobby impose delle regole capestro. Tra l'altro, credo che se Koshnoi avesse vinto contro Karpov, la questione poteva essere anche diversa, perché Koshnoi ci sono due teorie in realtà. La prima dice che se Koshnoi avesse vinto il match con Karpov non si sarebbe scontrato contro l'establishment sovietico, sarebbe rimasto in Unione Sovietica e probabilmente sarebbe stato costretto a rinunciare alle proposte di Bobby Fischer, quelle assurde di giocare un match infinito su chi avrebbe vinto il match doveva vincere 10 partite e lui sarebbe rimasto campione nel caso di un pareggio, quindi regole molto a favore del campione del mondo. Koshnoi sarebbe diventato lui campione del mondo perché Fischer non si sarebbe presentato se non avessero accolto le sue richieste. Altra teoria dice che Koshnoi fosse già in conflitto con l'establishment sovietico. E che se Bobby Fischer avesse proposto a Koshnoi quelle regole, lui, siccome Koshnoi non era uno tanto, insomma, politicamente corretto, no? A lui piaceva la provocazione, avrebbe accettato la sfida, no? Perché era un grande guerriero. Queste sono le due versioni. Però purtroppo Koshnoi perse quel match con Karpov. Riprese la scalata. Ah, tra l'altro un aneddoto, perché nel 1972, quando Spassky campione del mondo, dovette affrontare Bobby Fischer, il vincitore del torneo dei candidati, quando Bobby era ai quarti di finale, si doveva decidere chi affrontarlo tra Koshnoi e Petrosian. Si riunì il Politburo, la Federazione Scacchistica Sovietica, e chiesero a loro due chi avesse avuto più possibilità di fermare Bobby Fischer. Petrosian disse: Bobby è fortissimo, ma con un'adeguata preparazione teorica lo si può bloccare. Koshnoi invece disse: secondo me no, chiunque di noi due vada contro Bobby Fischer verrà spazzato via. Quindi l'establishment, dopo questa dichiarazione, non potendola ovviamente accogliere, anche se in cuor loro sapevano che Bobby Fischer era un mostro, dissero a Koshnoi di far accomodare Petrosian poi alla semifinale contro Bobby Fischer, semifinale dei candidati. Fischer vinse 5 a 2 contro Petrosian e poi riuscirà a conquistare il titolo di campione del mondo. Comunque questa è un'altra storia.
Torniamo a Korsnoj. Korsnoj ritenterà la scalata al titolo mondiale e riuscirà, dopo un match allucinante contro Spassky nel 1977, la finale dei candidati, a parer mio la più bella, la più tesa, la più drammatica finale dei candidati della storia. Non sto parlando della finale del mondiale, la finale dei candidati al titolo mondiale. Okay. Una guerra psicologica tra uno Spassky, reduce dalla sconfitta 5 anni prima nel match di Reykjavik. Qualcuno diceva che dopo quel match era andato in declino. Nel 1977 Spassky ebbe invece un sussulto, tornò alla riscossa, si sentiva un uomo più libero, anche perché l'Unione Sovietica gli aveva dato il permesso di andare a vivere in Francia. Quindi si è di nuovo messo in luce come possibile pretendente al titolo e mise in difficoltà Korsnoj in un match incredibile, pazzesco. Andremo poi a vedere una partita, ne vedremo tre di partite di Korsnoj. Cercherò di essere veloce perché però il video merita anche che sia lungo, perché Korsnoj era davvero un fenomeno. Nel match con Spassky Korsnoj tirò fuori un paio di occhiali da sole. Perché lo stesso Spassky indossava gli occhiali da sole, una cosa, guerra psicologica, cosa che si ripeterà poi nella finale, perché Korsnoj vinse al photo finish contro Spassky, andrà contro Karpov nel match di Baguio City, nelle Filippine. Match pazzesco, sala di gioco avveniristica. Presidente filippino Marcos organizzò tutto, Campomanes era filippino ed era presidente della Federazione Internazionale, le Filippine erano un paese emergente negli scacchi. Lì ci fu veramente di tutto e di più. Victor Korsnoj che partiva leggermente sfavorito contro Karpov, che nel 78 era considerata una macchina umana. Il match si mise subito male per Korsnoj perché Karpov andò abbastanza in fretta sul 5-1, ma da quel momento Korsnoj tirò fuori dal cilindro un'idea. Più che un'idea, lui aveva un sospetto. Lui affermava che i sovietici avessero ingaggiato un parapsicologo, un ipnotizzatore, diciamo, uno con dei poteri paranormali, che stando nella tribuna degli spettatori poteva influenzare il suo gioco con questo sguardo magnetico. Cosa fece Korsnoj? Per combattere i poteri, che questa è assurda, questa cosa, però dovete capire. Un po', siamo negli anni 70, siamo in piena, come dire, rivoluzione di costumi, ma c'era anche una riscoperta anche dell'esoterismo in quegli anni. Quindi Korsnoj ingaggiò due Sai Baba indiani per contrastare questo parapsicologo, questo paranormale, chiamiamolo come vogliamo, non so, e questo ipnotizzatore, e questi due baba si chiamavano Didi e Dada. Didi e Dada cominciarono a far fare lo yoga a Korsnoj, tecniche di rilassamento, cominciò a fare degli studi karmici, entrò dentro questo mondo, di cui anch'io ho fatto parte, perché anch'io stavo per diventare induista. Ho sempre studiato queste culture, queste credenze, e sono convinto che ci sia comunque del vero in tutto questo, perché comunque
la nostra energia proviene anche dal cosmo, quindi siamo attraversati da flussi energetici. Quindi Korchnoi, dopo queste sedute, recuperò nel punteggio, arrivando fino al punteggio di parità, 5 a 5. All'epoca i match si vincevano chi arrivava a 6 vittorie, quindi il numero di partite non era fisso. Primo che arrivava a 6 vittorie vinceva il titolo. Cosa successe? Il giorno prima dell'ultimo match, dell'ultima partita, perché alla fine fu l'ultima perché Karpov vinse quella partita, la notte prima furono arrestati Didi e Dada per truffa. Qualcuno dice che il KGB abbia fatto arrestare questi due tizi perché potevano creare dei problemi. Lo stesso Korchnoi disse di aver ricevuto pressioni politiche del tipo di richiamare il figlio sotto l'armata rossa, di trasferire in Siberia la sua famiglia nel caso avesse vinto la sesta partita, avesse preso il sesto punto. Quindi lui disse che giocò l'ultima partita un po' frastornato. Frastornato, giocò una Pirc e venne disintegrato da Karpov. Poi, finito il match, fece una dichiarazione dove disse che in caso di vittoria del match, il KGB aveva già organizzato un attentato nei suoi confronti. Queste sono cose che dice lui, non lo so. Comunque, Korchnoi, grande personaggio. Poi fu boicottato, ovviamente i giocatori sovietici non potevano giocare contro di lui nei tornei. Infatti, lui poi parteciperà a tornei solo più in Occidente. Continuerà la scalata al titolo nell'81. Andrà in finale nuovo contro Anatoly Karpov, ma nell'81 un Korchnoi obiettivamente invecchiato, insomma 51 anni, un Karpov nell'81 ingiocabile per chiunque, demolì Korchnoi, Karpov e poi il povero Korchnoi ci riproverà ancora nell'83. E si fermerà la semifinale dei candidati al titolo mondiale contro Garry Kasparov, che a sua volta spazzerà via un Korchnoi ormai sul viale del tramonto. Ma Korchnoi è stato un mito. Andiamo a vedere tre partite di Korchnoi. La prima è una partita micidiale contro Boris Spassky del 77. Questo è il match mettiamo la prospettiva nera. Ok, volevo coprire le mosse del motore del database e lasciare solo la valutazione perché ho notato che uno potrebbe guardare la partita attraverso le mosse prima che io le metta sulla scacchiera. Allora, in questo modo non guardiamo né la mossa consigliata dal motore né le mosse effettivamente giocate in partita. Abbiamo solo, teniamo il numerino per vedere, insomma, se il gioco già all'epoca era un gioco più che corretto oppure no. Allora, Korchnoi qui al nero, match tesissimo, finale dei candidati del 1977. Spassky apre 1 e 4, Spassky apriva un po' con qualsiasi cosa, E4, D4, C4, era un giocatore universale, quindi
era difficile prepararsi contro di lui. Poteva giocarti il gambetto di re, come la viennese, come il gambetto di donna, qualunque ruolo. E 6, Korchnoi, all'epoca considerato il massimo esperto della difesa francese, difesa francese che è stato cavallo di battaglia di giocatori come Botvinnik, ad esempio. Di 4, Spassky crea il duo pedonale affiancato. Di 5, questa è l'idea della francese di controgiocare contro il duo pedonale al centro. Cavallo C3. Cavallo C3 serve per controllare E4, che il nero minaccia la cattura, sviluppa un pezzo. Controlla anche la casa di 5, questa variante principale della francese. Vescovo B4. Vescovo B4 serve per inchiodare il cavallo. Ora la minaccia di catturare il pedone è reale, quindi il pedone o va cambiato o va spinto. Spassky gioca la principale, la spinta. C5. Ora entriamo nella variante Winauer della francese. Idea di C5. L'idea di C5 è che se il bianco cattura, il nero sviluppa cavallo in C6 e fa una pressione comunque sul pedone in E5, che rimane isolato. Il pedone C5 cade. Il cavallo bianco in C3 rimane comunque inchiodato. Con ottimo gioco per il mio. A3, qui si deve interrogare il vescovo. Si cambia praticamente sempre, anche se esiste una variante con vescovo A5 più complessa. Cambio, cambio. Ok. Cosa ha ottenuto il nero? Il nero ha dato la coppia dei vescovi per un indebolimento della struttura pedonale del bianco. Questa è una variante iperteorizzata, una delle più teorizzate in assoluto. È stata analizzata, strananalizzata. Infatti, se volete giocare la francese nel vostro repertorio, sappiate che ormai quasi tutti i giocatori, soprattutto amatori, principianti, vi giocano subito la variante del cambio e non vi fanno entrare in queste varianti iperteoriche. Cavallo E7. A cosa serve cavallo E7? Uno potrebbe dirmi, ma il pedone è in presa. Il pedone è in presa relativamente, perché se il bianco prendesse questo pedone, il bianco avrebbe tre pedoni incolonnati su una colonna aperta. E basterebbe un donna A5, donna C7, per minare tutti e tre i pedoni, e in più il pedone in E5 senza l'appoggio del pedone in D4 sarebbe facilmente attaccabile, costringendo il bianco a fare F4. Quindi non si prende mai quel pedone. Cavallo E7 ha un'altra funzione, perché l'ala di re è debole. Il pedone G7 è debole. Se si giocava subito donna C7, ad esempio, il bianco giocava donna in G4 minacciando il pedone, e se cadeva col pedone con il cavallo ancora in F8 cadeva la torre. Quindi cavallo E7 serve per mettere poi la torre in G8. Questa è una variante teorica. Infatti donna G4, qui il nero potrebbe cercare di difenderlo. L'ultimo grido di questa variante è Re F8, una mossa veramente moderna all'Alfa Zero, perché difende il pedone C7, corre, lascia il re comunque in quella posizione e con H5 poi può attaccare la donna, alzare la torre di traversino, metterla magari in
in un futuro in G6 oppure aiutare la spinta F6 o spinta di rottura. Nella francese esistono due spinte di rottura, quella in C5 e quella in F6, però bisogna sapere quando farle. I momenti sono importanti a scacchi. Koshinov se ne frega del pedone, prende il pedone centrale. Ok. Ora il bianco può scegliere se ricatturare il pedone in D4 o prendere il pedone in G7. Se ricattura subito il pedone in D4, donna C7, minaccia donna C3 scacco con la caduta della torre. È un'idea. Invece il bianco cattura, come torre G8 attacca la donna e il bianco prende un altro pedone. Ora il nero ha un pedone in meno, però ha un miglior sviluppo di pezzi. Ha il re messo male, ma quel re spesso si arrocca lungo. Anche il bianco deve ancora arroccare, tutti i pezzi della lattina ancora da sviluppare. Qui c'è una valutazione di gioco equilibrato. Pari possibilità, una partita è abbastanza complicata, soprattutto se non la si conosce. Se la conoscete a livello teorico, andate avanti un bel po'. Donna C7, attacca il punto C3. Cavallo in E2. Forza la cattura del pedone con il pedone così per far sì che si chiuda la colonna per il nero. Il nero se ne frega e punta sul pedone D4, sul pedone E5 e dando un occhio anche alla casa D4. Qui il bianco potrebbe ricatturare subito, ma c'è un tatticismo. C'era un tatticismo. Allora, se pedone per donna 5, no, pedone per cavallo per, cavallo per, sì, donna per E5 scacco, se il cavallo è in presa, devi giocare vescovo E3, com'era qua? Cattura, cattura, cattura di cavallo, cattura con scacco. Pesco E3. No, non la ricordo. Vediamo solo cosa succede da giocopar. In realtà non c'è nulla. Il nero deve continuare forse con vescovo D7 a rocco lungo. La colonna C rimane aperta. Ma non è la variante che hanno giocato. Cioè, Koshinov ha giocato cavallo C6. Qui Spassky ha giocato F4. F4 aggressiva. Difende il pedone E5. Koshinov sviluppa il vescovo in D7 per arroccare lungo. Donna D3, Spassky retrocede la donna in difesa del punto C3,
si appresta a ricatturare il pedone di 4, ora il pedone c3 va catturato, altrimenti il bianco avrebbe un centro troppo forte. Cattura. E qui Spassky gioca vescovo e3. Perché preferisce sviluppare un pezzo piuttosto che ricatturare un pedone. Quanto quel pedone lì lo prende quando vuole. Non poteva rimanere troppo indietro di sviluppo. Qui Korchnoi gioca d4. Idea di d4. In caso di cattura di cavallo, arrocco lungo, oppure cavallo per cavallo, vescovo per cavallo e arrocco lungo. Comunque c'è quella donna che rimane un po' a raggi X, ci potrebbe anche essere su vescovo per pedone, cavallo F5. Complicazioni. Korchnoi, giocatore col nero molto grintoso, brillante, aggressivo. Korchnoi, Spassky non prende quel pedone. Pedone che sa di pedone avvelenato. Perché Spassky è ancora re al centro e non è facile capire dove possa roccare. Perché il vescovo delle case chiare non ha immediate case di sviluppo. Quindi prendere quel pedone, è vero che è super difeso, però aprirebbe delle linee con arrocco lungo, sia sulla colonna dove c'è la donna raggi X, e sia sulla colonna G. Quindi due colonne aperte, i cavalli veramente attivi. E qui c'è proprio il compenso dinamico contro lo svantaggio di materiale. Arrocca lungo. Adesso Spassky prende il pedone. Adesso Spassky prende il pedone. Korchnoi cattura. Cattura di donna, perché adesso si rifà sul pedone. Tasti. Si rifà sul pedone A7. Con la batteria. Korchnoi B6, non può permettersi l'entrata di quei due pezzi. Vescovo H4 inchioda il cavallo e comunque lo minaccia. Qui credo sia forzata una mossa come vescovo C6, perché difende il cavallo, attacca la torre. Invece lo gioca in B5. Ha intenzione di cambiare i vescovi, anche se adesso il bianco deve perdere un tempo, no? Con la donna. Dove può andare la donna? La donna potrebbe andare in B4 e attaccare con due pezzi il cavallo, ma in quel caso lì un cavallo, no, attaccherebbe anche il vescovo. In quel caso lì deve subito catturare il vescovo bianco e poi spostare il cavallo. Mettere quel cavallo in D5, casa fortissima, da cui non può più essere scacciato. Forse lui voleva in qualche modo togliere l'unico pezzo che controlla le case bianche per poi in un futuro riuscire a piazzare il cavallo in D5. Spassky invece la donna la gioca in E4.
perché vuole provare a entrare a dare uno scacco, probabilmente, ma mi sembra uno scacco un po' fine a se stesso. È vero che forse il nero sarebbe costretto a cambiare le donne. Ora il vescovo del nero è in presa, quindi deve prendere la decisione, lo cambia. Ok, il bianco non può più arroccare corto, non può più neanche arroccare lungo perché c'è la colonna aperta, dove c'è il toro nei pernigotti del nero. Il bianco un bel pedonazzo in più, due pedoni passati sull'ala di re, vescovo contro cavallo, gioco aperto, anche se quel cavallo in d5 sarebbe mostruoso. Il punto è che per ora non lo può togliere perché c'è dietro un toro nei pernigotti. Tutto il gioco si basa sull'attacco al re scoperto del bianco. Il nero, allora, a livello materiale non può fare nulla. Se cambia i pezzi, perde il finale. Deve giocare attivo, tenere le donne, tenere le torri e possibilmente tenere anche quel cavallo. Puntare tutto sulla debolezza del pedone della casa D2 e del pedone G2. Non può star lì a cincischiare. Infatti, gioca torre D5. Torre D2 poteva essere un'idea, però torre D2 prendeva lo scacco. Lo scacco in A8. Allora, Koshinmei cosa fa? Prima mette la torre in una casa per chiudere la diagonale, una torre che non può essere attaccata, e poi il cavallo potrebbe andare in F5, poi in D4. A meno che Spassky non cambi quel cavallo immediatamente. Infatti Spassky lo cambia il cavallo, chiaramente. Non poteva certo lasciare un cavallo che poi sulle case chiare sarebbe rimasto inamovibile. Cattura, cattura. Spassky ha sempre quel pedone in più, due pedoni, una bella maggioranza sull'ala di re. Però il guaio del re scoperto sempre. Prova a tirare fuori un toro nei pernigotti di traversino attaccando il pedone in C3. Se cade il pedone C3 la partita è finita. Qui nero lo deve tenere assolutamente. Donna C5 credo sia forzato. Catturare in G2 non serve a niente perché il bianco prende il pedone C3 con scacco. E non andrebbe tanto bene, però Koshinmei stupisce la platea con una mossa allucinante. Re B8. Queste sono mosse profonde, di una profondità che noi ci possiamo solo sognare di notte, sempre se poi i sogni ce li ricordiamo. Incredibile. Lascia perdere il pedone C, però non prende più lo scacco. Questo è un particolare. E qui Spassky non si fida a prendere il pedone. E non vuol fare entrare un toro nei pernigotti in seconda traversa. Questa è già un'imprecisione. Pedone, secondo me, andava preso. Perché ora l'avamposto in D2 avamposto rimane. Ora il torrone ci può finire su, non c'è più lo scacco, quindi la diagonale non è più pericolosa.
Se il bianco prende in c3, a quel punto lì entra il secondo torrone per Nigotti, due torroni sulla seconda traversa. Infatti, Korchnoi va in d2 e Spassky cerca di cambiare torrone per Nigotti. Ovviamente Korchnoi non può far cambiare quel torrone, ce ne deve mettere un altro. Raddoppia. Spassky manovra con la donna per attaccare il pedone c3, che è la chiave di volta del gioco del nero. Qui Korchnoi, secondo un motore, mette un'imprecisione, cambia un torrone per Nigotti. Perché vuole entrare con il secondo torrone per Nigotti? Forse sarebbe stata più accurata donna c5. Repair, scacco, e ora inizia una danza del re. Spassky cerca di usare il re anguilla per cercare di sfuggire agli scacchi. E qui vedrete anche la maestria nei finali con pezzi pesanti di Korchnoi, uno dei più grandi finalisti con le torri. Mette la donna su casa scura per dare lo scacco in G8, perché non aveva scacchi di donna, ovviamente. Donna E4, difende il pedone C2, e bianco ha ancora un pedone in più. La differenza la fa la sicurezza del re in questa partita. Scacco. H3. Non poteva andare in F3 perché sarebbe seguita donna per C2 e forse si prendeva anche matto. Se non si prendeva matto cadeva la donna. Disastro. Quindi forzata. Scacco di nuovo. Spassky cerca di ripetere le mosse. Korchnoi si avvicina con la donna. Scacco. H3. Adesso torna indietro col torrone per Nigotti. Minaccia matto. Matto del corridoio con donna e torre. Ora è forzato a giocare G3 o G4. G4 è più intraprendente, perché così si dà due case di fuga al re, sia G3 che G2. Scacco. Re G3. Apparentemente non ci sono più scacchi. Il bianco sembra tenere. Ma qui Korchnoi ha capito che le case scure sono tutte deboli. Casa K4, il pedone H2. La donna bianca non interviene a difesa del suo re. Spassky dice, come non interviene? Per ora interviene quantomeno a salvare il pedone H2, ma la casa K4 non la può tenere. Fatti scacco. F3. Cosa ci inventiamo adesso con il nero? Catturiamo H2, donna per, torre per e fare pressione? Oppure teniamo ancora i pezzi pesanti? Rigiochiamo torre D8 magari per minacciare torre D2. Però a quel punto lì potrebbe arrivare anche prima. No, torre D8 comunque impedisce anche torre D1. Torre D8. Torre D8 sembra un'ottima mossa. Perché andare nel finale di soli torri, donna per, torre per il pedone C2 è impresa, però sull'ala di re qui 3 contro 2, con re vicino e re nero lontano, è molto pericoloso. Non cambia le donne, ma il motore dà mossa dubbia. Forse il motore, non lo so, avrebbe preso il pedone. Questa è bella, a me piace perché rientra su quell'avamposto.
Qui Spassky commette un errore, prova a cambiare le donne. Krushnov ovviamente non deve cambiare le donne. Infatti va in E7. Migliore sarebbe stata in H7, secondo me, perché prendeva di mira il pedone C2. Qui Spassky sembrerebbe non snasare il pericolo, si fida dei suoi pedoni avanzati, crede di avere re abbastanza sicuro, nonostante l'entrata di torre, che adesso non entra. Spassky, questo re anguilla, sta cercando di sfuggire, in qualche modo, e comunque adesso è difficile, no? Per la donna nera entrare, perché Spassky ha chiuso le case scure con i pedoni. Koshchei però adesso usa le case bianche, perché ricordate, pedoni forti uguali case deboli. Prima le case deboli erano quelle nere, e Spassky ha tamponato tutte le case scure con i pedoni, ma facendo così ha indebolito le chiare. Ora la casa E4 e la casa F5 sono debolissime. Qui Spassky si mangia un pedone, si mangia il pedone, non ha paura. Questo qua porta alla sconfitta. Scacco di torre. Ok, qui Spassky pensava che scacchi non avesse più il nero, che effettivamente non ne ha, la donna tiene F3. Koshchei però sposta il torrone per Nigotti, minaccia torre F3 scacco e cattura della donna. Come potete notare, il torrone in A1 non si è mai mosso in tutta la partita. Questo fa la differenza. Due pedoni in più del bianco non servono a nulla, perché è un re veramente scoperto, mentre il re nero non subisce neanche uno scacco, non viene neanche sfiorato. E la torre in A1 che non ha mai giocato. In realtà qui il nero ha giocato sempre con un pezzo in più. Qua entrerà anche la donna in G2 probabilmente. Invece Koshchei gioca ancora più fino. Donna E4. Non so, io sarei andato in G2 a dare scacco, poi mangiavo anche H2 con scacco. Non so, non è qua. Qui Spassky ha abbandonato. Non può più difendere? Vediamo. Nel caso, cosa si può fare qua con il bianco? Donna G3 attacca la torre, scacco in F5, proviamo. Donna G3. Non si può fare, perché arriva a torre G5 e cade la donna. Una mossa come torre di 1. Di donna in G2, voglio dare. È sbagliato. Perché adesso la donna può parlare. È sbagliata. H6, che è il pedone F4 che parte.
e adesso ovunque vado a segue torre per H2 matto, una rete di matto con torre d'oro, bellissimo. Andiamo a vedere la seconda partita. Qui questa partita contro Karpov nel mondiale gesta freccia, ce la fai a stare ferma oppure no? Ma questa partita contro Karpov nel match del 78 credo sia la partita più bella in assoluto da un punto di vista posizionale di Korchnoi. Che ha voluto facendo? Scusate, tasti. Ah, C4, apertura inglese, Korchnoi subito con la sua apertura preferita. All'epoca tutti i giocatori di punta cercavano di evitare di entrare negli schemi dell'inglese contro Korchnoi. E anche Karpov non amava entrare nella preparazione. Quindi Karpov declina l'invito all'inglese e gioca E6 per creare un impianto tipo ortodosso. Cavallo C3, D5. Vuole riportare la partita sui binari del gambetto di donna rifiutato, a lui più congeniali. D4. Cavallo F6, questo gambetto di donna, variante di cambio, variante più posizionale, la variante più tranquilla da affrontare con il bianco, al giorno d'oggi è praticamente stata accantonata perché il nero semplicemente pareggia questa partita. È molto pattaiolo. Vescovo G5. Vescovo E7, E3 per sviluppare il vescovo in D3, arrocco corto, vescovo D3, cavallo BD7, cavallo BD7 tipica dell'ortodossa, Karpov era un mostro nel gioco difensivo, era praticamente imbattibile in certe posizioni. E in una variante così piatta è difficile andare a vincere contro Karpov. Quel Karpov lì nel 78, insomma. Cavallo F3, torre 8. Mannaggia sti tasti, pazienza. Donna C2 per controllare la lunga diagonale, C6, struttura Karlsbad con i pedoni che vanno da neri da A7, B7, C6, D5, pedone bianchi, D4, E3, F2, G2, arrocco corto,
cavallo E7, cavallo F8. Cavallo F8 serve per dare una via d'uscita al vescovo e riciclare il cavallo anche in E6 per attaccare il vescovo in G5. Un'idea che all'epoca era considerata interessante. Qui Korchnoi fa vedere come lui apprezzava. Lui era un genio del cambio vescovo contro cavallo nelle partite di donna. Lui la coppia dei vescovi la dava spesso e volentieri con i pezzi bianchi. Una concessione che oggi si vede raramente. Ma si può dire che Korchnoi era un precursore del gioco pratico. B4. Questo è un anticipo di attacco di minoranza contro la struttura Karlsbad. È l'unico piano fattibile perché contro la Karlsbad bisogna andare a minare la catena pedonale o arrivando fino a B5 o spingendo in E4. Però in E4 si crea il pedone isolato in D5, bisogna stare attenti a entrare in varianti del genere. È possibile, però bisogna prepararsi. Vescovo in G4, Karpov sviluppa un vescovo, minaccia cattura del cavallo, è una doppiatura di pedone che Korchnoi non si lascia fare. Cavallo 2, ora aumenta un po' di controlli su E4, però toglie un controllo su D4, quindi la spinta E4 in realtà non può essere fatta subito. Bisogna manovrare, gioco di manovra. Torre C8, vescovo F5. Siccome il vescovo del nero lì intorpidisce troppo le acque, qui Korchnoi dice: intanto ti ritolgo la coppia dei vescovi, altrimenti mi devi dare la qualità, e andiamo a giocare due cavalli contro cavallo e vescovo, ma a gioco chiuso. Cattura, cattura. Karpov prova a cambiare tutti i pezzi perché dice che questo finale comunque sia è pari, infatti anche il motore è da 1 più 0,2, gioco pari. Korchnoi cambia le donne. Apparentemente un suicidio contro Karpov, forse il più grande finalista assieme a Capablanca e a Magnus Carlsen di tutti i tempi. Korchnoi non era da meno, ma Korchnoi era fortissimo nei finali di sole torri, quei pezzi pesanti. E qui le torri ci sono ancora. Attenzione. Uno scontro fra titani, due concetti differenti di vedere il finale. Ora, Korchnoi guadagna spazi sulla di donna con A4. Prova a stare attenti. La spinta in B4 aprirebbe la colonna C per la torre. Quindi bisogna preparare anche B5. Quindi attenzione, i piani sono questi, ma i tempi di esecuzione, se sono troppo anticipati, portano a un disastro, se sono troppo ritardati, portano alla perdita del vantaggio. Vescovo E7 attacca il pedone in B4 e sta dicendo al bianco: cosa ne fai di quel pedone? Lo spingi? Non credo. Qui vedo meglio un torre AB1 e poi torre FC1. Invece Korchnoi gioca torre FB1, lasciando il cavallo un po' sospeso. Forse il suo piano non è quello di spingere immediatamente, oppure di spingere e di ricatturare di cavallo. Comunque, anche se ricatturasse di cavallo, ok, attaccherebbe il pedone A7, ma la casa C2 sarebbe debole. Casa C2 sta andando la freccia. Se il torrone riuscisse ad arrivare in seconda, cavallo F6,
Centralizza il cavallo A5. Qui Korchnoi vuole spaccare la catena Karsbad in maniera un po' artificiosa. Nel senso, vuole arrivare a spingere fino in A6, probabilmente. Però non può permettersi di spingere B5 e aprire quella colonna C. Non può. Karpov blocca tutto. Adesso B5 non la fai più. I cavalli del bianco sembrano forti perché possono andare in B3, A4, B6, C5. Karpov però uno dei due cavalli lo può cambiare con il vescovo delle case scure. Gioco tranquillamente pari, tutte le volte mi date queste cose qua. Allora, infatti, cavallo va in A4. Riusciamo a schiacciare i tasti quelli giusti. La freccia sta un po' impazzita oggi. Ogni tanto succede, impazzisce la freccia. Vescovo F8. Mossa misteriosa. Forse vuole aprire alla torre. Cavallo va in C5, ora qui Karpov potrebbe scegliere di cambiare, ma se Karpov cambia il cavallo, Korchnoi prende col pedone B e apre la colonna B per sottoroni per i gotti. Quel pedone in B7 rimane debole e cronico per sempre. Karpov non cambia, piazza torni traversini. Re F1, per centralizzare il re, arrivare magari in D3 nel finale, il re centralizzato. Meglio, questa è la manovra di Karpov, cavallo E8, perché ha visto che la casa di 6 è molto importante per infilare un cavallo in B5. Re in E2, perfetto, cavallo di 6, re di 3. Doppia per i turni per Nigotti, sarebbe stata possibile anche subito cavallo in B5, da lì cavallo non lo togliava più nessuno. Il Korchnoi adesso ha cambiato piano perché sulla zona non si può più progredire. L'unica spinta di rottura della Karsbad adesso è di nuovo E4. Questi piani dovete imparare un po', come dire, a mixarli. Sapete che le spinte di rottura in queste strutture sono E4 o B5. Se non riuscite più a fare quella sulla di donna, prima o poi dovete provare a fare quella sulla di re, altrimenti rimanete in una situazione statica, eternamente statica. Qui G6 per fare F5, tamponare E4. Qui forse F3 credo sia una buona mossa per darsi una possibilità di spingere in E4. Invece Korchnoi, la torre 2 per raddoppiare le torri, ormai si gioca tutto sulla casa E4. F6, non F5. Perché F6? Karpov gioca F6 perché ha paura che con F5, dopo cavallo F3, cavallo E5, casa E5 diventerebbe forte per il cavallo di Korchnoi. Ma io dico, sempre che c'è un ma, Karpov ha il vescovo delle case scure. Dopo vescovo G7 avrebbe potuto scacciare quel cavallo. Addirittura cambiato. Non lo so. Raddoppia i torni per Nigotti, l'idea è sempre quella di fare E4. Vescovo H6. In caso di E4 cambia il cavallo. E poi alleggerisce la pressione sui 4. Korchnoi sposta il cavallo. Guardate quanta pazienza. Guardate che qui non affrettano niente.
Torna indietro, Karpov. Questo è un finale di pezzi leggeri e pesanti. Un bel finale, un finale istruttivo. C'è una ripetizione di mosse apparente. Vediamo se Koshin forse doveva recuperare il punteggio. H3. F7. G4. Ora Koshin guadagna spazio sull'ala di re. Attenzione però, F4 ha un, per ora, problema della casa debole in E4. E dai, ma chi le vuole ste robe? Ma che cos'è? Ma no, 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 no. Dai. Fa togliere sta roba. Ma come schiacciato? F3, infatti l'idea è sempre quella di fare E4, quindi fare F4 sarebbe una cosa inutile. No, E4 non la fate più. Karpov manovra. Ancora Koshin. Sembra una partita uno più che una partita noiosa. Sì, tecnica pura. Tecnica allo stato puro. Esco. Adesso però fa F4. Ha cambiato idea, non vuole più fare E4. Ma non riesco a capire qual è adesso il piano. Fare F5? F5 congela tutto. H4, H5. Karpov va avanti e indietro con sto pe fa il pendolo, il ciondolo con lui. Ora c'è la casa in F3 per il cavallo. Però Karpov è furbo perché adesso cavallo F3 può entrare il cavallo in C4 o anche in E4. Veramente sta ubriacando Karpov, sembra, non so, di giocare con il Ronaldo dei tempi d'oro, non questo il Ronaldo Nazario da Lima, giochi di gambe, pazzesco. Qui c'è un equilibrio statico aspettando il momento di entrare in uno sbilanciamento dinamico. Si stanno studiando come due pugili. Ah, adesso Koshin ha rotto gli indugi. Koshin dopo un po' la pazienza la perdeva. E4 adesso. E4 dobbiamo fare lo scopo di questa apertura, andare a rompere sto Carlsbad. Cavoli, E4. Cattura, cattura. Adesso il cavallo, il Karpov lo mette in B4, in B5, scusate. Però Koshin, insomma, piano piano, questi cavalli. Ora, se il nero cambia il cavallo, il finale cavallo contro vescovo. Una posizione abbastanza chiusa. Karpov preferisce togliere un torne per Nigort. Dal vescovo sul cavallo, una scelta che
che condivido, catturo. Capo fa intuito che c'è la debolezza in D4. Adesso c'è uno scontro di debolezze, quella in D4 del bianco e quella in B7 del nero. Qui difendere il pedone con torre E4, arriverebbe F5. E come lo difendi quel pedone? Cambiando quel cavallo, ovviamente. Forzatamente. Qui Karpov pensava di aver risolto tutti i problemi. Effettivamente, insomma, sembra averli risolti. Pedone A5 del bianco isolato, colonna aperta. I pedoni del nero sono rocciosi sulla di donna, il re non può entrare per adesso. Non si può spaccare perché la spinta D5 è improponibile. Sull'ala di re è tutto fermo, alla prima spinta il nero blocca. Entrate per la torre non ce ne sono. Bisogna essere dei prestigiatori per vincere questo finale. Koshinoi fissa la debolezza in F6 per poi cercare qualcosa sulla di donna. Non ci sono alternative. Karpov cambia il pedone. Avrei provato a spingere. Però, perché così adesso la torre bianca può spostarsi anche sull'altra colonna. La colonna la prende Karpov. Koshin vuole mettere re in B4. Però c'è il problema che adesso si prende lo scacco. Cade il pedone H. Torre 3, secondo me, era più precisa. E dopo il piano con re c3, re b4, a4, cattura in a4, re a5 e tutti i pedoncini neri rischiano di cadere. Qui Karpov non dà lo scacco, cambiare le torri. Koshinoi non le cambia. Karpov entra con la torre, per pedone F5 debole, pedone H3 debole, la torre gioca fortissima. Re B4, Karpov cerca di tornare indietro con il re. A6, spaventoso Koshinoi. Adesso il suo re è fortissimo. Che tecnica. E non mangia il pedone. Gioca in opposizione al re. Il re è tagliato fuori, non può andare in C7. Per uno può dire, ma ok, non può andare in C7, ma prima o poi che fa il bianco? Mette la torre su A. Mangia col torrone, però cadrebbero gli altri pedoni bianchi. Vediamo. Tanto Karpov spinge un pedone. Azione di disturbo. Perché il bianco poi dovrà occuparsi di qualche pedone prima o poi. Koshinoi si toglie il dente a debolezza, spinge in D5. E qua si fa un pedone ci passato, prende, scacco. Ora quel pedone passato è forte, però Koshinoi non lo spinge subito, deve stare attento anche al pedone B del nero, lo controlla, A5. Con l'idea di A4, B4, questo lo deve prendere.
E invece no. E se no, Koshin vuol fare dare matto. Se ne frega dei pedoni passati. Karpov spinge. Idea. Se torre per pedone, torre scacco. Torre per pedone per e vado. Non puoi prendere quel pedone col bianco. Re c6 per minacciare matto in fondo di torre. Devi spostare re. Sposta nella casa sbagliata perché così prende con scacco. Ah, e qui ha abbandonato. No, ancora giocato però. Scacco. Sposta re. Scacco. Re a6, adesso il pedone C non lo fermi più. Torrone può andare a minacciare il pedone F, il pedone H, ancora uno scacco. Bello questo, se il nero dà scacco. Il bianco prende in A5, c'è il finale. Karpov spinge, cattura un altro pedone. Cattura ancora un altro pedone. Karpov prova a spingere, però si becca ancora uno scacco, cade il pedone, volendo. Può anche giocare C6, da subito scacco. E qui ha abbandonato. E qui ha abbandonato. Grande prova di corsa. Lui Karpov obiettivamente aveva un finale di 2 contro 0, pressoché indifendibile. Ora andiamo a vedere rapidamente un'altra partita perché è molto istruttivo. Allora andiamo a vedere se la freccia me lo consente. Questa è la partita tra Viktor Korchnoi e Ulf Andersson, il mio idolo, 1972. Torneo di Las Palmas. Korchnoi col bianco, opera C4, l'inglese. Riusciamo a farcela. Però oggi i tasti proprio non funzionano.
Mannaggia che non riesco a tenere i tasti del... Cosa c'è qua? Togliamo sta cosa. Allora. Se ce la faccio, perché qua mi sta facendo impazzire. Non ce la faremo. Non riesco a farvela vedere sta partita, che cavolo succede? Ve la farò vedere un'altra volta. Qui non riesco a capire, non va avanti con le mosse. Proprio una cosa faceva la testa. Ce la faccio ad arrivarci. Freccia non so cosa posso dire, posso ce l'abbiamo fatta. Ok, Koshner gioca C4 per turno inglese, Ulf Andersson risponde con una difesa indiana, cavallo F6, cavallo C3 e 6, cavallo F3, vescovo B4. Ferma o donna C2, lo so, purtroppo i mezzi sono quelli che sono. Ci sono dei canali molto più, boh, fanno tutto con una velocità, effetti speciali, non sbagliano niente. Io devo fare tutto da solo, a mano, con la manovella. No, sembra boh, da preistoria. Ok, donna C2. E vedi, compare sempre questa schermata. Appena schiaccio il tasto, perché lui si sposta, va sulla scacchiera. Poi si sposta, va di qua. Poi si sposta, va di là.
in tutti i posti tranne dove. G3 non si può vedere questa partita. Vabbè, dai, chiudo qua il video perché è incapibile. Vabbè, niente. Questo era Victor Koshno, che questa qui è una partita supplementare che volevo fare vedere perché aveva giocato col mio idolo Ulf Andersson. Ok. Che dire, ci vediamo martedì, anche se domenica forse volevo fare un video sugli scacchi cinesi perché un utente mi ha chiesto di analizzare una sua partita. E vedrò se riesco lo farò. Comunque martedì partite di Brady, che ieri ha giocato una partita fuori da ogni logica. E mercoledì teoria delle aperture. Vedremo la variante di Norimberga contro la Spagnola, con Lopez. Venerdì prossimo per Campioni mai campioni parleremo di Efim Geller. Ok, con questo è tutto, ciao e arrivederci.